Ciao a tutti ragazzi, oggi volevo far vedere un tutorial su come fare una semplicissima ed efficace farm su Minecraft. Ho creato un altro mondo apposta e siamo in compagnia di, per fare il tutorial, siamo in compagnia di Vlad. Allora, per prima cosa bisogna scavare un buco di 3x5, quindi E di profondità 1, 2, 3, 4. In profondità 4. Iniziamo a mettere, prendete dei letti, 5 letti, mettete 1, 2, 3, 4 e 5. Poi in questi blocchi qua mettete le lastre, 5 lastre, 1, 2, 3, 4 e 5. Poi dobbiamo prendere, ragazzi, i villager, quindi ricerca villager. I villager e dobbiamo metterli qua dentro. Mettiamoci tipo 5, ne mettiamo, dai. E 5. Poi ragazzi, prendiamo il recinto. Come si chiama? Ecco, stazionate. Le mettiamo qua intorno, ragazzi. Facciamo così due. Ne facciamo tre, ragazzi, qua, così. Così, perfetto. Poi ragazzi, prendiamo le tramogge e una chest. Allora, prendiamo. Dobbiamo in un angolo, ragazzi, mettere qua l'angolo, qua e a sinistra facciamo un buco, facciamo così, mettiamo doppia chest, poi qua mettiamo le tramogge che devono essere collegate alla chest. Mettiamo un blocco qua. È collegata la chest, sì. E qua deve essere collegata la chest. Vediamo, sì. Poi, ragazzi, qua dobbiamo coprire tutto. Ne mettiamo un'altra qua. Mettiamo una chest qua così. Ci mettiamo sopra. Dobbiamo, sempre collegata a questa, e dobbiamo mettere un'altra tramoggia, e ora dobbiamo ricoprire tutto con della terra, quindi prendiamo la terra e ricopriamo tutto. Può essere una qualunque terra, io uso questa perché è la prima che ho trovato. Abbiamo tutto. Poi ora ragazzi dovremo prendere dei cartelli e un secchio di lava. Dai, io prendo questi qua che mi piacciono di più. Mettiamo via sta roba. E la lava. Quindi mettiamo qua il cartello e qua un altro cartello
qui un altro ancora qua. E qua, ragazzi, metteremo la lava. Poi ci serve un andando a fuoco. E cambiamo le staccionate. Questo non avevo previsto, cambiamo staccionata. Dando fuoco tutto, ragazzi. No, aspetta, questo qua, ragazzi, non avevo previsto. Ok, allora spegniamo un attimo tutto qua. Vediamo un attimo qua. Allora, devo rifare tutto, quindi mettiamo qua, possibilmente non il legno. Non fate il mio errore, ragazzi. Questa cosa non l'avevo valutata. Facciamo, vi consiglio questo materiale che è abbastanza carino, di pietra. Poi mettiamo qua sopra, qua. Ok, qua e tre blocchi vanno bene. Ok, così. Mettiamo i cartelli, sempre. Uno, no, non la lava. E i cartelli. Qua. No, era qua. Cartelli e un altro cartello. Mettiamo un cartello anche qua. E qua ci mettiamo la lava. No, aspetta. Non così. Facciamo. Aspetta, come andava messo? Mettiamo così, ok. Così la lava. Poi devo andare a prendere un secchio d'acqua. Un secchio d'acqua, ragazzi, andarlo a mettere qua, che va a portare tutto lì, che devono spawnare i golem, ragazzi. E intanto, ecco, un golem già spawnato. E poi, ragazzi, andiamo a prendere un golem. A fare e prendiamo un po' di come si chiama, abbiamo qua blocchi naturali, ecco, di foglie, e facciamo foglie così, e dobbiamo fare dei vari.
di così, no, di 4. Sono già delle foglie, aspetta che le rompiamo tutte. Mettiamo così, così rifacciamo il pavimento. Qua non c'era. Qua è importante mettere tutti i buchi a posto. Poi quattro. Sì, ok. Così. La magliata che è sempre in mezzo. Cioè questo qua ragazzi facciamo un po' più lungo, tanto non cambia niente. Per completare dobbiamo fare l'ultima volta qua. Ragazzi, completata questa piccola struttura al di fuori, esterna, dobbiamo ricoprirla tutta, quindi sempre con le foglie. Completiamo tutto. Ammazzare questo golem un attimo, qui dopo spawnano gli altri. Ragazzi, dovrete aspettare un attimo che spawnino dentro qua i golem. Ragazzi, dovete aspettare. Se volete fate così, che è meglio, ragazzi, fatevi di me. Fate intorno un muro così, sempre di foglie, quello che volete. Fatti di due, io sto cercando di uno, ragazzi, dopo l'altro tutti e due. Poi dopo, ragazzi, aspettate un attimo e qua dentro spawneranno il golem. Ragazzi, detto questo, e vi ringrazio per aver visto tutto il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, anche altrimenti seguite su Twitch, mi chiamo come su YouTube. Lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!